Good evening. It's a Sunday in October. 22nd, 23rd, something like that. Very close to my 38th birthday. And I'm starting this tape without script or without any real organization of what I want to say. But I do feel need to explain. What I want is an off-the-shelf sex partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or satiated or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless, a physical slave as well. Decine e decine di persone scompaiono in una grande città come San Francisco ogni anno. Alcune se ne allontanano alla ricerca di una vita migliore. Altre, molte altre, sembrano sparire nel nulla, lasciando a conoscenti e familiari diversi interrogativi e spesso nessuna risposta. Nel maggio del 1985 ci si chiede ancora che fine abbia fatto Paul Kostner. Un rivenditore d'auto scomparso nel mese di novembre dell'84, dopo aver incontrato un possibile e strano acquirente di una Honda Prelude che aveva risposto al suo annuncio sul giornale. Kostner, secondo amici e familiari, era felice della sua vita. Non avrebbe avuto alcun motivo per andarsene senza dare notizie di sé. La polizia, che da mesi indaga sul caso, sospetta sia stato vittima di un crimine. Ed anche la sorella dell'uomo ha un brutto presentimento. Teme sia stato ucciso dopo il furto dell'auto in questione. Ma le è difficile mandar giù il fatto che qualcuno possa arrivare ad uccidere per impossessarsi di un'auto. È confusa, non sa più cosa pensare. Il 2 giugno 1985 i commessi di un negozio di ferramenta a sud di San Francisco chiamano la polizia per denunciare un furto. Un uomo asiatico ha rubato dal loro magazzino una morsa da banco del valore di $75 ed è scappato. Gli agenti giunti sul posto non riescono ad acciuffare il fuggitivo, ma vicino l'auto in cui il ragazzo poco prima aveva lasciato il materiale rubato, c'è un uomo barbuto che si scusa per le sue azioni e si propone di pagare l'articolo sottratto. Dice di conoscere poco quel ragazzetto a cui spesso si era rivolto per fare lavoretti per lui e si mostra quasi a disagio per l'accaduto. Quando i detective all'interno del bagagliaio trovano una pistola con silenziatore, convocano l'uomo alla stazione di polizia per un controllo. Robin Scott Stapley, questo è il nome sulla patente, ribadisce agli agenti di non conoscere bene quel ragazzo e di avergli solo chiesto di fare piccoli lavoretti per lui in passato. Dai controlli effettuati sull'auto, i detective scoprono che quell'Honda Prelude non appartiene al signor Stapley. È registrata a nome di Paul Kostner, l'uomo scomparso 7 mesi prima. Prima di rispondere alle domande della polizia, Stapley chiede carta e penna ed un bicchiere d'acqua.
Lasciato solo nella stanza degli interrogatori, dopo aver scritto qualcosa e sorseggiato acqua, l'uomo si accascia in avanti privo di sensi. Credendo si tratti di un attacco cardiaco, alcuni agenti lo trasportano con urgenza in ospedale, dove, poco tempo più tardi, il medico che lo ha visitato fa chiarezza sul malore. Il signor Stapley non ha avuto un attacco cardiaco. Ha ingerito una capsula di cianuro. Morirà in ospedale 4 giorni più tardi. Nel frattempo, in centrale, un altro segreto viene alla luce. Quell'uomo non è Robin Scott Stapley. Il vero signor Stapley vive a San Diego e risulta scomparso dal mese di febbraio. Ma non è tutto. Il suo camper, con a bordo un ragazzo cinese, pare sia implicato in una lieve collisione avvenuta proprio dopo la sua scomparsa. L'onda Prelude, perquisita da cima a fondo, mostra 2 fori di proiettile sul sedile anteriore e diverse tracce ematiche sulla tappezzeria. I peggiori timori dei Costner, che avevano ingaggiato anche un investigatore per avere informazioni sulla scomparsa del congiunto, si materializzano. A Paul deve essere accaduto qualcosa di brutto. Dai documenti ritrovati nell'auto, gli agenti risalgono a Charles Gunner, un uomo di cui si sa poco, visto il luogo di residenza nella contea di Calaveras, a più di 240 km da San Francisco. Lo sceriffo locale Claude Ballard riferisce che nelle città vicine 2 soggetti, tra cui un artigliere e un ragazzo cinese, vadano in giro a vendere immobili probabilmente rubati alla famiglia Dubs. Secondo il racconto dell'uomo prima della sua dipartita, i suoi vicini, Harvey Dubs, sua moglie Deborah e Sean, il loro bambino di 16 mesi, si erano trasferiti a Los Angeles lasciando a lui gli immobili per saldare un debito. Le indagini delle autorità non si fermano. Le impronte digitali prelevate dagli inquirenti, poi confrontate con quelle nel database, appartengono ad un uomo con precedenti penali arrestato per furto con scasso nella contea di Mendocino e rilasciato sotto cauzione 3 anni prima. E no, il suo nome non è nemmeno Charles Gunner, ma Leonard Lake. La mattina del 4 giugno 1985, gli agenti della polizia di San Francisco si uniscono alla squadra della polizia della contea di Calaveras per ispezionare l'abitazione del signor Lake. Giunti al ranch, circondato da 3 acri di terra, agli agenti sembra tutto normale quando varcano la soglia di casa, ma entrati in una delle 2 camere da letto, quella padronale, notano ganci sul soffitto e pareti e catene montate ai 4 angoli del letto. In un'altra stanza vengono ritrovate costose apparecchiature elettroniche appartenenti alla famiglia Dubs. In un capanno poco distante, catene, ceppi di legna e un armadio pieno di indumenti femminili. All'esterno, cumuli di terra mischiata a cenere e frammenti di ossa umane conducono gli agenti ad un bunker costruito sul fianco di una collina. Quella struttura è un vero e proprio rifugio antiatomico attrezzato di scorte alimentari, armi e uniformi militari. Sugli scaffali a muro, manette e 3 coltelli. E dietro un divisorio, l'inquietante scoperta. Uno stanzino senza finestre, molto simile ad una cella, munita di un letto di fortuna, un rotolo di carta igienica, un secchio usato come WC ed effetti personali femminili. Uno specchio è appoggiato alla parete sulla quale sono attaccate 21 fotografie di donne, molte delle quali mai identificate.
Nell'abitazione viene rinvenuta una gran quantità di videocassette che mostrano immagini di donne spogliate, legate, picchiate, stuprate e torturate. Una di loro è Deborah Dubs. Nei giorni seguenti, il numero dei resti ritrovati aumenta a dismisura, tanto da non riuscire a stabilirne un numero preciso. Alcuni corpi vengono dissotterrati da buche poco profonde. Tutti intorno, solo cenere e frammenti ossei appartenenti a chissà chi. I corpi delle vittime erano stati fatti a pezzi con una motosega, poi buttati in un inceneritore. Dai 45 kg di frammenti ossei umani recuperati, le autorità credono che più di 25 persone siano state massacrate in quella proprietà. I diari di Leonard Lake ritrovati nel bunker non solo aiuteranno gli agenti a scoprire gli orrori perpetrati in quel fortino del terrore, ma li condurrà dritti verso un altro spietato assassino, il suo complice. Leonard Lake nasce il 29 ottobre del 1945 a San Francisco, in California. Nel 1951 i suoi genitori alcolizzati e a loro volta figli di alcolizzati si separano e lui viene affidato alla nonna materna insieme al fratello e alla sorella. La sua non è un'infanzia normale. Sua nonna è una persona stramba che gira spesso nuda per casa ed abitua i nipoti ad una grottesca promiscuità familiare. Durante la prima adolescenza, Leonard sviluppa un morboso interesse per il sesso e la pornografia ed ha inoltre uno strano hobby: fotografare sua sorella nuda. Quando sua nonna lo scopre, incredibilmente lo incoraggia a continuare. Anche suo fratello minore Donald cresce con dei grossi squilibri mentali. Ha spesso degli spaventosi attacchi d'ira, soprattutto nei confronti della sorella. Ma Leonard si offre di proteggerla in cambio di favori sessuali. Quando è in giro, il giovane Lake si diverte a catturare degli animali per poi seviziarli, ucciderli e sciogliere le loro carcasse nell'acido. Insomma, pur non essendo ancora maggiorenne, Leonard è già un terrificante psicopatico. Nel 1964, come spesso e volentieri accade agli svitati negli States, si arruola nei Marines. Dopo 2 anni di servizio, gli viene diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e viene quindi trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale militare di Camp Pendleton. Nel 1971 viene congedato dal corpo dei Marines e, attratto dalla libertà sessuale della moda hippie, scoppiata nel frattempo a San Francisco, si trasferisce in una comune e si sposa nel 1975. Ma viene lasciato poco dopo, perché sua moglie non gradisce il suo nuovo vizietto: girare film pornografici sadomaso con partner occasionali o prostitute. In quegli anni la comunità hippie californiana si incrocia spesso con santoni e sette di vario genere, diventando così il rifugio ideale di un impressionante numero di reietti, rifiuti umani e deviati mentali di ogni genere. Leonard, guarda caso, possiede ogni caratteristica indicata. Per diverso tempo fa anche parte di uno strano culto che mischia paganesimo, riti orgiastici, sacrifici animali, apocalisse, negromanzia e droghe. All'interno di questo contesto disturbato, Lake dà libero sfogo a tutte le sue perversioni sessuali e conosce anche la sua seconda moglie, Claralyn Balazs, detta Cricket, molto più accondiscendente rispetto alla prima consorte verso le depravazioni del marito, al punto da comparire anche in diversi porno da lui girati. Dopo il matrimonio nel 1981, mediante una bizzarra funzione con la presenza di un caprone tra i coniugi, i due si trasferiscono in un ranch a Willisville, in California, dove abbracciano uno stile di vita rinascimentale. Lake indossa sovente costumi medievali e mette in atto comportamenti davvero singolari,
come alterare chirurgicamente le capre per trasformarle in unicorni. Pochi mesi più tardi, attraverso un annuncio su una rivista di survivalism di cui è appassionato, Lake conosce il giovane Charles Ng, un militare originario di Hong Kong, figlio di un ricco imprenditore cinese. Oltre a nutrire un grande interesse per le armi, i due sono accomunati dall'odio verso i neri e gli ispanici. Diventano subito amici. Stanca del temperamento violento di suo marito e a seguito del suo arresto e quello del suo complice per possesso illegale di armi, Clara Lynn decide di divorziare pur continuando a mantenere con Lake un rapporto di amicizia. Nato ad Hong Kong nel 1961, anche Charles non ha avuto un'infanzia proprio idilliaca. Suo padre, un uomo severissimo, ha cercato di plasmarlo ed educarlo con la violenza, rendendolo vittima di ingenti abusi fisici e psicologici, per poi mandarlo all'estero, prima in Inghilterra e dopo negli Stati Uniti, nelle più prestigiose scuole internazionali. Charles, mentalmente provato dalla discutibile educazione ricevuta, diventa ben presto un cleptomane violento e si fa espellere da tutti gli istituti in cui viene spedito dalla sua famiglia. Nel 1979, grazie ad un reclutatore corrotto, falsifica la propria nazionalità e si arruola nei Marines. Diventa esperto di arti marziali e gli piace recitare la parte del guerriero ninja, tanto da essere soprannominato Bruce Lee. Con i commilitoni parla incessantemente di violenza e nell'ottobre del 1979 viene arrestato insieme a due complici per furto di materiale militare. Durante l'esame psichiatrico, Ng sostiene di aver assassinato qualcuno in California, ma dato che non rivela il nome della presunta vittima né altri particolari, non viene creduto dagli esaminatori. Evade di prigione prima del processo e viene ufficialmente dichiarato disertore quando nel 1981 incontra Leonard Lake. Dopo anni di furti, anche di armi, di indisciplina, di carcere militare in cui trascorre 18 mesi rispetto ai 3 anni previsti e diversi processi, viene congedato con disonore nel 1984. A questo punto Charles Ng, libero da ogni distrazione, può fare coppia fissa con Leonard Lake, che vuole realizzare un progetto che ha in mente da tempo e da cui ha dato anche un nome: Operazione Miranda. Anni prima, Leonard legge un romanzo, The Collector, di John Fowles, in cui il personaggio principale rapisce la ragazza della quale è invaghito, Miranda, e la segrega in cantina con l'intento di tenerla con sé per sempre. La donna muore dopo una massacrante detenzione. La storia piace a Lake, al punto da fargli decidere di ripetere le gesta del protagonista del libro, ma con delle differenze sostanziali. Leonard crede fermamente nell'avvento imminente di un olocausto nucleare e per questo vuole costruire una sorta di bunker in cui nascondersi al momento opportuno, raccogliendo nel frattempo donne da rinchiudere nel rifugio ed utilizzare come schiave sessuali e non, e nel contempo ripopolare il pianeta. Individua in Charles Ng un perfetto complice ed insieme a lui, dopo aver preso in affitto dai suoi ex suoceri un terreno nella campagna isolata della contea di Calaveras, costruisce il tanto agognato bunker che ribattezza Dungeon. We'll show you what it did. Da questo momento in poi comincia la follia vera e propria. I due scelgono la preda e la rapiscono per portarla nel loro antro, stuprarla, seviziarla in ogni modo possibile ed infine assassinarla, per poi rimettersi alla ricerca di un'altra schiava, ricominciando tutto l'iter dall'inizio.
Se la donna designata ha una famiglia, per Leonard e Charles non è un problema. Sequestrano anche marito ed eventuali figli e li uccidono immediatamente. Subito dopo riservano alla malcapitata il trattamento già descritto. In alcuni casi i parenti della vittima non vengono ammazzati appena catturati, bensì immobilizzati e costretti a guardare la loro congiunta brutalmente torturata in una spirale di sadismo e perversione oltre ogni limite umano. You'll wash for us, you'll clean for us, cook for us, you'll cook for us. That's your choice in a nutshell. It's not much of a choice. Unless you've got a death wish. Yeah, I don't care. Gli omicidi, ad un certo punto, diventano un vero e proprio modus vivendi dei due squilibrati. Basta un contrasto con qualcuno o un semplice bisogno per spingere la coppia criminale ad eliminare fisicamente un essere umano. Nel brutale massacro finiranno ammazzati Charles Gunner, di 36 anni, amico di vecchia data e testimone di nozze di Lake, scomparso il 22 maggio 1983. Donald Lake, di 32 anni, scomparso nel luglio dello stesso anno, ucciso dal fratello maggiore perché considerato una sanguisuga, a detta di Clara Lynn Balazs, ex moglie di Leonard. Donald Giletti, un omosessuale di 36 anni, contattato da Charles Ing tramite un'inserzione su un giornale per un incontro di sesso il 12 luglio dell'84. Il 25 luglio dello stesso anno è la volta della famiglia Dubs. Harvey, di 29 anni, Deborah, di 33, e il piccolo Sean, di 16 mesi. Paul Costner, il rivenditore d'auto scomparso il 2 novembre dell'84. Il 20 gennaio 1985, Clifford Parenteau, di 24 anni, dopo aver detto ai suoi amici di andare in campagna con Charles Ing a spendere i $400 vinti ad una scommessa di Super Bowl, non viene più rivisto vivo. Un mese più tardi, il 24 febbraio, scompare Jeffrey Gerald, di 25 anni, che si era offerto di aiutare Ing a trasportare mobili per un trasloco. Il 12 aprile vengono visti per l'ultima volta Michael Carroll, di 23 anni, e la sua ragazza Kathleen Allen, di 18. Carroll, conosciuto in carcere da Ing, viene ingaggiato dallo stesso per prender parte ad una finta rapina. Viene sodomizzato, poi ucciso. La sua ragazza, Kathleen, terminato il suo turno di lavoro al supermercato, viene attirata nel bunker da Lake, che le dice che il suo ragazzo sia rimasto ferito durante la rapina. La ragazza viene tenuta in vita giusto il tempo di soddisfare le perversioni dei due aguzzini, per poi essere torturata e uccisa a sua volta. Il 19 aprile 1985 vengono viste per l'ultima volta ben quattro persone. La famiglia Bond, Lonnie, di 27 anni, sua moglie Brenda O'Connor, di 19, il loro figlio di 2 anni, Lonnie Jr., e Robin Stapley, un loro amico di 26 anni. Prima del rapimento, Brenda O'Connor aveva visto il suo vicino Leonard Lake, dalla famiglia conosciuto con il nome di Charles Gunner, seppellire una donna nel bosco. Temeva per la sua vita e quella della sua famiglia. Diverse volte quel vicino li aveva anche invitati a casa sua per guardare insieme film per adulti, ma anziché chiamare la polizia, suo marito Lonnie aveva chiesto al suo amico Stapley di andare a stare da loro per sicurezza. Nessuno di loro si è salvato. Your baby is gonna be taken away. Excuse me. I'm gonna be taken away. There's a family down in Fresno that doesn't have a baby. You're not taking my baby. But then the baby's dead, right? I think they got one now. That's my baby. Her baby is sound asleep, like a rock. You don't like you. Would you like me to put it in writing?
Charles Ing, di tendenza omosessuale, si era vantato in carcere di aver ucciso altri uomini, tra cui due ragazzi di colore di cui non si è mai saputo nulla, e di aver cucinato vivo un bambino davanti agli occhi della sua stessa madre. Assassinati anche ignari automobilisti per rubare loro soldi, auto e documenti, ed anche parenti e conoscenti delle vittime che si erano avvicinati troppo al sadico duo durante le ricerche dei loro affetti scomparsi. Dalle 21 istantanee appese alla parete del fortino, 6 donne vengono identificate e ritrovate vive. Le altre 15 rimaste, secondo gli inquirenti, hanno trovato la morte in quel bunker. Nessuna di loro è stata identificata. Con Leonard Lake ormai sottoterra, le autorità hanno solo un modo per scoprire qualcosa in più sulle povere vittime. Catturare Charles Ing, che il giorno del furto in ferramenta è fuggito in Canada. Sarà la sua cleptomania a metterlo nei guai ancora una volta. Nel luglio del 1985, Ing ferisce con un colpo di pistola una guardia giurata che tenta di bloccarlo mentre ruba una scatoletta di tonno in un supermercato. Viene condannato a 4 anni di reclusione per tentato omicidio, al termine dei quali, dopo un'estenuante battaglia legale, viene rispedito negli States nel 1991. Il processo viene osteggiato in tutti i modi dall'imputato tramite ricorsi, innumerevoli cambi di avvocato e cause legali contro lo Stato della California. Comincerà ufficialmente nel 1998, ben 7 anni dopo. Ing, a quel punto, sceglie di difendersi da solo. La sua strategia è scontata. Dà tutte le colpe maggiori al defunto Lake, autodefinendosi un esecutore marginale condizionato e spaventato dalla personalità dominante e psicotica di Leonard. Le videocassette ritrovate nel dungeon, però, parlano chiaro. Nel febbraio del 1999, Charles Ing viene ritenuto colpevole di 11 omicidi e condannato alla pena capitale. Attualmente si trova nel braccio della morte del carcere di San Quintino, ma con la guerra in testa più di prima. Charles Ing, incavolato col mondo intero, avrebbe rivelato ad un suo ex compagno di cella, lo stesso con il quale si era vantato di ogni raccapricciante omicidio, di aver stilato una lista di 77 persone da giustiziare, tra cui pubblici ministeri, agenti di polizia e traditori. Charles Ing promette vendetta per la sua carcerazione, ma farebbe meglio a mettersi l'anima in pace fino al giorno della sua esecuzione, perché non solo è in isolamento sotto stretta sorveglianza, ma gli è vietato anche ricevere posta. Nonostante i due serial killer siano stati fermati, i punti oscuri di questa vicenda sono molti. La strana setta di cui faceva parte Lake è stata trattata solo marginalmente. C'è chi dice che i sacrifici compiuti dai membri del culto in questione non fossero solo animali, ma anche e soprattutto umani. Molti giornalisti investigativi che hanno approfondito il caso sostengono che Leonard avesse cominciato ad uccidere proprio quando era membro della setta che lo aveva accolto, protetta e coperta perché al suo interno vi erano personaggi importanti. Secondo questa versione, Lake, già mentalmente instabile, sarebbe stato plagiato in qualche modo durante il servizio militare, poi utilizzato per fare il lavoro sporco da una sorta di elite desiderosa di soddisfare le più ripugnanti perversioni senza correre troppi rischi. Sono delle ipotesi in un certo senso complottiste, certo, ma lo strano suicidio di Leonard, degno di un film di 007, fa comunque pensare. Il terreno sul quale i due squinternati edificarono il dungeon era di proprietà della famiglia della seconda moglie di Leonard, Clara Lynn Balazs, Cricket.
La donna compare in molti dei video ritrovati dalla polizia, sia da sola che insieme ad alcune delle ragazze uccise, nonostante in quel periodo non stesse più insieme a Lake da anni ormai. Incredibilmente, però, le conseguenze per la Balazs furono leggerissime. Scontò solo pochi mesi di carcere e poi scomparve per sempre da questa turpe storia. Alcuni addetti ai lavori hanno poi dichiarato che le videocassette portate in tribunale fossero forse la metà di quelle effettivamente trovate nel dungeon. Quelle in cui comparivano altri personaggi furono fatte sparire immediatamente e tra l'altro, dopo la condanna di Charles Ng, anche i video forniti al giudice come prove dei reati finirono distrutti. Sarà vero? Anche in questo caso è impossibile stabilirlo, ma lascia interdetti il trattamento blando riservato a Clara Lynn, soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, in cui si finisce in galera, magari per mesi, addirittura per vagabondaggio o per guida in stato di ebbrezza. Forse la mano leggera usata per la donna fu la contropartita da lei ottenuta in cambio di un parziale silenzio? L'impressione è che gli inquirenti abbiano volutamente fatto sparire dalla scena il principale colpevole dei misfatti dopo la sua assurda morte, così come la sua ex moglie, concentrando le attenzioni solo ed esclusivamente su Charles Ng, per poi chiudere definitivamente il caso dopo la condanna, nonostante i punti da chiarire fossero ancora molti. Di chi sono i numerosi resti non appartenenti alle vittime filmate? Leonard e Charles hanno agito sempre da soli? Che ruolo aveva la ex di Lake? Esistono altri video? Le donne dei video mai identificate chi sono e che fine hanno fatto? Qualcuno, oltre ai due assassini maniaci e agli inquirenti, ha visionato quei filmati? C'è correlazione tra la setta di cui Lake era seguace e l'operazione Miranda? Chi erano gli adepti del culto seguito da Leonard e cosa avveniva durante i rituali? Ci sono altre vittime oltre a quelle acclarate e a quelle mai identificate? Questi interrogativi non avranno mai risposta. Ah, quasi dimenticavo. Il biglietto scritto da Lake prima di ingerire la capsula di cianuro era indirizzato a Clara Lynn, la sua ex moglie. Perdonami per quello che sto per fare. E per oggi ho finito. Un ringraziamento particolare a chi mi ha suggerito il caso ed un affettuoso saluto a tutti voi. Non starò via a lungo. Ciao, a presto.